Nel ritornello della canzone viene affermato che questa ragazza è in realtà un licantropo. E giusto per puntualizzare, ho letto di recente qualche differenza significativa tra un licantropo e un lupo mannaro. Ovvero, il lupo mannaro non è in controllo della sua forza, non è consapevole del suo potenziale e ad ogni luna piena perde il controllo delle sue facoltà cognitive, in totale opposizione e netto contrasto col licantropo, che, come alcuni amanti del genere confermano, ha sempre piena consapevolezza di chi è in realtà e di cosa sta realmente facendo. Il licantropo è immune alla luna piena e può essere sovraumano ogni volta che lo desidera. Magari metaforicamente il lupo mannaro è il nostro aspetto inconscio e il licantropo è la nostra consapevolezza e razionalità all'ennesima potenza. Quindi mica male, in breve essere o diventare un lupo mannaro è una sorta di maledizione, perché potresti mangiare anche le persone che ami di più. Viceversa, essere un licantropo è un superpotere. Testo della mia canzone Licantropo, e qui è sempre l'autore che sta parlando, ovvero io, Nicola Andreoni. La lirica prosegue con una frase forse violenta, di sicuro sanguinolenta. Lei è un licantropo che si nutre del mio cuore. Il cuore nella cultura orientale è il quarto chakra, sia se contiamo i chakra dal basso verso l'alto che in modo opposto. Insomma, il chakra del cuore è probabilmente il punto di connessione tra mente e corpo. E quando una persona metaforicamente ti mangia il cuore, si sta in realtà nutrendo della tua vera natura, ti sta amando, o magari cerca di assorbire l'essenza delle tue idee. Perché poi il testo prosegue con una frase inaspettata. Lei è un licantropo che si nutre del mio cuore, ma ama anche le suore. Lei si nutre del mio cuore, ma ama anche le suore. Cioè, santo cielo, per riuscire ad amare le suore devi avere un gran cuore, figlio mio. Perché voglio dire, ragazzi, le suore le puoi rispettare, puoi voler bene ad una suora, offrirgli un cappuccino la domenica mattina o dargli un passaggio in macchina per la chiesa più vicina. Ed è già fantastico, ma Dio mio, riuscire ad amare anche le suore è roba da supereroi. Perché lo sappiamo, spesso sì, la figura della suora è associata ad una personalità intransigente e probabilmente anche molto severa. Non di sicuro lo stereotipo di figura più amichevole. Quindi se riesci ad amare anche le suore, puoi amare pressoché chiunque. Questo era il mio messaggio con questa frase. E forse per adesso è la mia frase in assoluto più peace and love. Già. Solo sesso tantrico. Il sesso tantrico per me è andare oltre l'orgasmo, cioè penetrare in un mondo parallelo durante l'amplesso, dove il fine ultimo non è più il raggiungimento dell'orgasmo. Anzi, per me il sesso tantrico non ha niente da raggiungere, è già tutto lì, dove tutto accade simultaneamente e nel modo più sincronico possibile. Non esistono regole nel mio sesso tantrico, non c'è niente da ottenere, ma solo emozioni da scoprire. Dove tutto è un'esplorazione, quando tutto diventa piena consapevolezza. Poi sì, se avete ascoltato altre mie canzoni e letto altri miei testi, ragazzi, ormai saprete bene che ci sono molte ispirazioni provenienti dalla filosofia zen. Mi piacciono le profondità psicologiche del buddismo, di Gesù, del Tao e anche dello yoga tibetano. Quindi per me il tantra come lo zen è puro nutrimento e sorgente di idee. E con la frase solo sesso tantrico avrei voluto dire c'è della profondità spirituale, c'è un rispetto, c'è una perenne consapevolezza anche durante il rapporto sessuale, che serve proprio come un ponte per oltrepassare i confini conosciuti ed entrare in un universo parallelo. C'è del mare, il ritornello si chiude con c'è del male dentro al bene e il sangue nelle vene. Dalla mia prospettiva non esiste niente di totalmente buono oppure totalmente cattivo, soprattutto quando non è presa in considerazione l'intenzione di chi compie certe azioni. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, queste sono le mie riflessioni, io mi chiamo Nicola Andreoni e su YouTube potete ascoltare altro materiale simile a questo. Tutto il meglio, con entusiasmo, Nicola Andreoni. Ciao.